Guattai a tutti ciurma e benvenuti da Giochini in questo nuovissimo episodio su Resident Evil 2. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 50 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno ragazzi dopo effettivamente diversi giorni che non ci tornavo. Io vi chiedo scusa per questi inconvenienti ragazzi, però come vi avevo detto appunto purtroppo degli impegni a volte mi portano via troppo tempo e quindi non ho il tempo materiale appunto per mettermi a registrare. Poi ragazzi, ultimamente ho iniziato a fare dirette anche su Twitch, per cui se dovesse interessarvi magari passare del tempo a chiacchierare con me, perché perlomeno per adesso ragazzi sto facendo soltanto live di just chatting, trovate comunque il link del mio canale Twitch qua sotto in descrizione. Però bando alle ciance ragazzi, allora la volta scorsa ero riuscita ad arrivare qui nella stanza di monitoraggio e abbiamo appunto visto, insomma, Leo si è accorto di dove sta Ada. E quindi la volta scorsa, ragazzi, siamo entrati nelle fogne, abbiamo fatto incontri poco gradevoli. Diversi di voi mi hanno consigliato d'ora in avanti comunque di fare attenzione a quelle creature orripilanti che sono nell'acqua perché sono pericolose, ecco. Ma avete detto che, insomma, se mi acchiappano potrebbero anche avvelenarmi. Benissimo, allora, vediamo un attimo che cos'ho, ragazzi. Effettivamente, di oggetti tipo chiavi e tutto il resto appresso non ho nulla. Ok, questa fiore la posso prendere. Ma noi siamo entrati da qua, se non sbaglio, vero? Penso di sì, credo che siamo entrati da qua, se non sbaglio. Ok, perfetto, ragazzi. Abbiamo acchiappato la mappa delle fogne, per cui adesso abbiamo un attimino la situazione un po' più chiara, diciamo così. Io non so se effettivamente sono entrata da qua, da dove caspita sono entrata io la volta scorsa. Fatemi un attimo vedere. Oh mio Dio. No, non penso di essere entrata da qua. O forse sì, no. Oddio, sapete raga che non c'è un attimo un vuoto di memoria. Adesso sinceramente non mi riviene in mente. Fatto sta. Allora, che qua che cosa abbiamo? Ok, si sta abbassando la piattaforma, ragazzi. Quindi questo ci permetterà comunque di andare anche dall'altra parte. Perfetto. Meraviglioso, magnifico. Solo che appunto io volevo un attimo dare uno sguardo allora pure all'altra porta, che sarebbe qua, ma... Ah, ok, questa porta ragazzi è praticamente bloccata, credo, da questi dispositivi. Ah, ok, ragazzi, ci ricordiamo che io avevo trovato tipo un affaretto a forma di torre che andava inserito, insomma, nel meccanismo di una porta, e quindi immagino che appunto ci serviranno due di questi affari. Vedete ragazzi che qua ce n'è uno, infatti a forma di cavallo, e quindi ce ne serviranno degli altri. Se non sbaglio la torre e il cavallo sono sullo stesso muro e l'alfiere e la regina non sono l'uno accanto all'altro. La regina e la torre invece sono ai lati opposti. Ok, questo dovrebbe essere un'indicazione. Ah, ok ragazzi, vediamo benissimo infatti che qua non ce ne mancano soltanto due, ma tre. E quella è ovviamente un'indicazione di come inserire poi tutti i benedetti oggetti. Allora, se non sbaglio... Ok, questo è l'alfiere, ragazzi. Questo è un alfiere anche. No, questo è un pedone. Ok, e che diceva l'indicazione? La torre e il cavallo sullo stesso muro e l'alfiere e la regina non sono l'uno accanto all'altro. Invece la regina e la torre sono ai lati opposti. Per cui allora, se l'alfiere è già stato inserito, vabbè ragazzi, questa è una cosa, penso che ci dovremmo lavorare quando avremo tutti gli spinotti, ovviamente. E che effettivamente, ragazzi, come potete vedere, questi fogli sugli sportelli indicano dove vanno messi i vari pezzi, però ce ne sono soltanto due, per cui uno poi si dovrà basare su quello che dice il foglio. Allora, io direi un attimino, questo è il cavallo, ragazzi, vero? Per cui il cavallo era ovviamente qui. Io direi di rilasciarlo un attimino qua. Non so se ci potrà servire da qualche altra parte, sinceramente. Sbloccare la porta dell'area U. Ho perso le istruzioni che dicono come aprire la porta per l'area U durante l'ultimo urgente trasferimento. So che bisogna inserire uno spinotto in ogni terminale, ma non ricordo l'ordine. Se qualcuno lo sa, per favore, lo scriva qui sulla bacheca. Ok, perfetto.
E quindi è questo il nostro obiettivo, ragazzi. Appena spuntato fuori, trova gli spinotti elettrici, per cui noi dovremmo trovare 3, questo non ce lo dimentichiamo, per cui il nostro obiettivo è aprire questa porta qua. Ok, qua ci indica pure che spinotti abbiamo, ragazzi, incredibile, ma vero. Per cui, fatemi vedere se mi posso portare qualche altra cosa con me, anche se non credo. Qua abbiamo una pianta blu, ragazzi, che mi avete detto serve per l'avvelenamento. Per cui magari io una me la porterei quasi quasi. Direi che me ne porto una per adesso, ragazzi, va bene così, dai. Ok, quindi non ci resta che uscire da qua. In effetti, sì. L'unica cosa, ragazzi, che possiamo fare... Vediamo se qua c'è qualche oggetto utile, sembrerebbe di no. Per cui non ci resta che andare da quest'altra parte e vedere se da qualche parte, ragazzi, riusciamo a trovare questi benedetti spinotti elettrici. Allora, io direi magari di provare ad andare di qua, perché sembrerebbe essere un'area chiusa senza altri sbocchi d'uscita. Forse sì. Vabbè, la pianta rossa prendiamola, perché se non sbaglio unita con la pianta blu dovrebbe far sì che aumenti la sua efficacia. Ok, quel rumore l'ho sentito. Oh mio Dio, non ci serviva una leva del genere da qualche parte? Oh! È probabile. Richiesta identificazione con bracciale per la funicolare. Bracciale? What the hell? Mo mi serve pure un bracciale per entrare qua dentro. Ma che veramente? Per la funicolare? E ando cazzaro, la devo andare con la funicolare? Ho capito. Allora, qua ci permette di scendere, ragazzi. Io direi di andarci un pochettino con cautela, anche se sembrerebbe essere chiusa qui l'area. Ok, vediamo cosa abbiamo qua. Ricevuta consegna. L'oggetto seguente è stato consegnato all'indirizzo specificato nel suo ordine. Cassaforte ignifuga. La combinazione è scritta di lato con un gessetto. Assicuratevi di modificarla e cancellarla dopo il primo utilizzo. Ok, cassaforte ignifuga di lato. Vabbè, il documento resterà a noi, per cui vedremo, ragazzi, se dovessi mai trovare una cassaforte. Allora, di qua non c'è più niente. E quindi, ragazzi, non ci resta che tornare di qua e andare dall'altra parte. Chissà se avremo accesso comunque a qualche zona. Allora, prima di entrare nella porta, vediamo se c'è qualcosa qui. Oh, ma tu guarda un po'. Ah, c'è la cassaforte, ecco. Allora, 2 a sinistra, 12 a destra, 8 a sinistra. Allora, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A posto, voilà. Oh, grande. Fantastico, permettendo di sparare e ricaricare più velocemente. Ah, allora, quando trovo questi oggetti, ragazzi, la cosa mi piace veramente troppo. Posso combinarlo col fucile, ma che meraviglia, come sempre. Spettacolo, ragazzi, spettacolo, assolutamente spettacolare. Ecco qua. Muah! Tu prova a muoverti, che vedi che te faccio saltare i cervelli, eh? Hai visto che ho appena trovato... Questo qua si alzerà, ragazzi. Questo qua si alzerà. Scusa, e questa tanto a te non serve, eh? Che dici? Ok, mi sono lasciata soltanto uno spazio, ragazzi, libero nell'inventario. Non so se tornare... Minchia, c'è soltanto una cartuccia qua che mi sta occupando uno slot. Non so se tornare, ragazzi, a lasciare qualcosa nella cassa, forse è meglio. Per tenermene almeno 2 liberi. Io l'attrezzo questo che ho trovato comunque me lo porterei appresso. Però lascerò la pianta rossa. Vabbè, dai, sì. Va bene, allora risistemiamo un po' queste 2 cose. Ok, ce ne lasciamo almeno 2 liberi, perché non si può mai sapere. Adesso vi vedrete, ragazzi, luminosa come il Signore Dio Padre. Non ci resta che entrare in quest'altra porta. E quando è nuvoloso il sole va e viene. Ok. Oh mio Dio. Ehi, è là. Eccolo là, guardatelo lì com'è che mi aspetta in piedi. Bellissimo, fantastico, unico, irripetibile. Te vedo, eh. Vabbè, allora, questo qua potrebbe essere un problema. Eccolo lì. E se io gli faccio saltare una gamba? Ecco fatto. Per cui, uno, diciamo che... Oh, porca vacca!
portare. E vabbè, ragazzi, mi dovete far passare. Oh, ma quanti ce ne stanno? Oh merda. Allora, con calma. Fermi tutti. Mi sto perdendo un attimo. Allora, qua c'è una pianta verde. Qua cosa c'è? Questo si alzerà? Sembrerebbe di no. Prenderò questa, Tanto, ecco, mi sono lasciato due slot liberi apposta. Allora, qua cosa c'è? Boom, funzionerà? Oh, aspetta prima di entrare nell'acqua, accidenti. Ok, si sta alzando. Oh, merda. Non mi piace sta cosa, No. Non mi piace stare nell'acqua putrida. Ah, eccolo là. Oh mio Dio. È quello che mi avete detto di fare attenzione. Ok, cazzarola, giusto, la polvere da sparo. Accidenti. Vabbè, la prendo, però mi sono occupata tutti e due slot. No! Eppure te no! Oddio. Oh! Che schifo! Oh, che cavolo è? Che schifo! Aiuto! Minchia! Vabbè, però per il muori, Dio mio, Aiuto! Ah! Oddio, ancora vivo! Ah! Oh, aiuto! Oh, è arrivato pure l'altro! Porca vacca! Via! Oh mio Dio! Dove sei riuscita? Oh! Sei riuscita di qua, ragazzi? Allora, aspettate un attimo. Adesso che ci rifletto. Fessura manopola T, infatti, ragazzi. È qua che ci serve questo attrezzo. Però io devo tornare di qua. Esatto. Dovevo andare proprio da là. Accidenti. Oddio, c'è uno di quei così che sta arrivando. E vattene via, che schifo di esseri. Ma dovete lasciare in pace però, Vabbè, oh, io devo tornare da qua. Questo c'è sta poco da fa. Per cui o ci diamo una mossa. Il problema è che dove... La concia tua hermana. La concia tua hermana. Ma vaffanculo. Che schifo! Ah, l'occhio! Mi è morto. Ma vaffanculo! Va, mo te lo sei proprio cercato, Mi ha fatto prendere un infarto. Ok, quindi l'unico modo per ammazzarli è mirare a quella massa già... Ah! E vabbè! E spara! Non c'è più colpi! Calma. Ma va, cagava! Pure te! Ok. Con calma. È tutto a posto, vero? La salute come va? È tutto a posto. Ok. Qua, mi servi te. Che cosa ho fatto? Mi servi te. Ok. Ok, tutto a posto. Tutto risolto, non c'è alcun problema, no? No. Nessun problema. Mi sono presa pure l'altra pianta, cazzarola, mo di nuovo c'ho tutto occupato. Ma sta manopola ci servirà ancora, a quanto pare. Che diamine, mo come faccio, ragazzi? Ok. Salve. E c'è qualcuno lì? Oh, ecco. Questi mi servirebbero più di una di ste piante. Però, appunto, voi comunque mi avete pure consigliato di... Aspettate un attimo, ce li ho i colpi per fucile? Fermi, no. Ah, no, questi non so per fucile. Che diamine. Come faccio, raga? Come faccio? Oddio. È che io, cioè, c'ho pure paura, ragazzi, che più avanti magari ci sia uno di sti spinotti elettrici e che io non possa prenderlo. Ah, maledizione a me, maledizione. Niente, ragazzi, devo scartare per forza una di queste e intanto prendermi questi che comunque mi sono utili. Perché non si può mai sapere. Dopodiché... Ok, dopodiché qua dentro non c'è più niente, però...
Andiamo su. E là? Salve? Altri colpi? Ok. Permanium, che per carità, mi fanno piacere, però. Vediamo un attimo. Tu non t'azzarda a muoverti. Oh. Che non so che fa. Oh, che bello! Ma grazie! Ma grazie! Questo è proprio, non lo so, è il destino che mi vuole dare una mano. Allora. Ok, allora, se questa era chiusa a chiave. Eccolo là, lo sapevo io. Un motivo di sicuro ci stava, no? Aspettate, io qua ci sono stata. Infatti qua c'è uno spinotto elettrico, raga. Vabbè. Ok, calma. E vattene a cagare, va. Accidenti. Minchia, te spacco la testa, eh. Vabbè, allora, fermi tutti. Ok, mi ha ferito, ragazzi. Allora, non so come prendere tutto questo. Non so che fare, ragazzi. Allora, perché se prendo sto spinotto di qua la cosa si chiude e... Vabbè, lo prendo. Ok, come ho detto, io me ne vado. Ciao ragazzi, il punto è che io... Ok, posso tornare di sotto però. E questa potrebbe essere una cosa buona. Qua la stanza è chiusa, per cui non so. Non so. Cioè, io mo lo spinotto l'ho preso, quindi questa è una cosa grandiosa. Il punto è che dove saranno mai gli altri due? Allora, io adesso sono tornata di qua, no? E se mi buttassi di qua per vedere cosa c'è? Non lo so, il punto è che io c'ho pure la salute messa un pochettino. E che non so se adesso continueranno a spuntare altri di questi mostri orripilanti. Io mi auguro sinceramente di no, ragazzi, perché non sono pronta per trovare altri di questi mostri, sinceramente. Allora, vediamo un attimo di qua, ragazzi. Cosa c'è? Perfetto. Ehi, c'è qualcos'altro di interessante qui. Ah, qua c'è, sono stata adesso. Ci sono stata un attimo fa, però se io scendo di qua... Oh, qua pure ci serve quella leva T, fantastico. Magari dopo averla usata qua non dobbiamo usarla più? No, che cosa sto facendo? Ok, vediamo. Ecco. Oh, vedi? Che bella cosa. Mi serve ancora? Mi serve ancora. Ok, probabilmente ci saranno altre porte come queste. Ok, e se dicessi che questa zona non mi piace per niente? Penso che esprimerebbe benissimo il senso di disagio che tutto questo mi fa provare. Allora, una chiave con un'etichetta, la analizziamo subitissimo. Cosa dice? Chiave delle fogne, per una sezione delle fogne. E c'è un simbolo, ragazzi, di un cavallo degli scacchi. Ok, di qua si va di sopra. E se non sbaglio qua serve di nuovo questa leva qua, ragazzi. Perfetto, magari è la volta buona che ce la togliamo dai piedi. Ma è tutto rotto. Voi siate maledetti. Accidenti. Fessura manopola T è rotta. Come faccio ad usarla? Che diamine. Va bene, allora, di qua si può scendere e dovrebbe essere tipo un'area chiusa. Mi auguro che non ci siano sorprese di alcun genere. Tra l'altro non posso manco usare la polvere da sparo migliorata perché... Ok, oddio. Va bene, allora, qua c'è una pianta verde e qua possiamo salire, ragazzi, ma è strafonnato di zombie qua. Madre mia. Questo sarà un enorme problema. Ma è sempre peggio. È un enorme problema, ragazzi. Sento che le cose stanno per peggiorare improvvisamente. Ho una pessima sensazione.
Forse non avrei dovuto venire qua. Non avrei dovuto. No, no, no. Qua c'è uno di quei cosi. Vabbè. Oddio, ma tutta sta roba si muove. Oh mio Dio. Esci fuori. Ok. Sta la larga. Ma questi colpi. Ok. Vabbè, uno almeno, ragazzi. Cos'è che posso muore? Mio Dio, sei tu! Oh mio Dio, sei tu! Ciao! Me vedi? Me vedi? Vieni qua, tu sia maledetto! Girati da qua, no? Che la tua protuberanza schifosa è di là! Oddio, ragazzi, me sto... Dire che me sto cagando addosso. Eccolo là! Oh mio Dio. Ok. Dove sta mirando? Non lo so. Ok. È morto. Via. C'è un altro. Sali. Tu devi morire. Non è bastato. Ok. Meno male, ragazzi. Meno male. Ok. Non ho più colpi. Davvero? Oh mio Dio. Ma scusa, questi qua non sono colpi di questo? Oh mio Dio, non sono i colpi di questo. Accidenti. Ok, mi sono finiti i colpi questi qua buoni, ragazzi. Ottime notizie, no? Davvero ottime. Vabbè, almeno siamo riusciti ad arrivare a questa parte senza farci malamente ammazzare. D'accordo. Siamo nel magazzino delle scorte. Sì, ho letto benissimo. Qua c'è qualcosa? Visto che stiamo parlando di scorte. Ah, cioè sei tu. Che cavolo. No, ma come faccio a sbagliare una cosa del genere? Ok. Qui c'è qualcuno? Io mi auguro sinceramente di no, perché incontrare tre di quei cosi mi è bastato e mi è avanzato. Davvero dico, Te... Vabbè. Allora. Niente, dobbiamo proseguire di qua e... Il tutto mi puzza e non poco, ragazzi. Tra l'altro mi si è liberato soltanto uno slot. Se dovessi avere il culo di trovare gli altri due spinotti elettrici, purtroppo dovrò liberarmi di qualcosa per prenderlo, purtroppo. Qui c'è qualcosa? Eccone qua, eccolo qua. Fantastico. Ma va a cagare, va, tua sorella. C'è qualcuno là? C'è qualcuno? Ok, allora qua serve appunto lo spinotto della regina per entrare, però, visto che io l'ho appena preso, che faccio? Vediamo, allora qua c'è una pianta blu, ragazzi, che ovviamente non posso raccogliere, comunque non posso andare da nessun'altra parte, per cui probabilmente l'unica cosa da fare è inserire sto spinotto, magari in qualche modo lo si potrà recuperare, tra un attimo, almeno così mi auguro sinceramente. Allora qua serve... Sembrerebbe la figura del re, ragazzi. Per cui se dobbiamo voler... Ma vaffanculo, va. Tu e quella stronza di tua sorella, hai capito? Stai giù. Un attimo almeno. Fammi vedere cosa c'è qui. Che diamine. Allora, infatti qua, ragazzi, ok, infatti c'è lo spinotto del re, quindi ci servirà in qualche modo. Oh mio Dio. Per recuperare quello della regina, che effettivamente è quello che ci serve per tutti quegli altri pannelli. Infatti allora no, aspettate, allora no. Qua comunque serve questo del re e lo mettiamo immediatamente. Vediamo cosa c'è da st'altra parte. Oh mio Dio! No, ma dove me lo metto? Che non ci entra! Accidenti! Come faccio, raga? Ok, devo usare una di ste cose. Mi dispiace, ma io mi devo fare spazio. Il problema
Il problema, ragazzi, è che mi servirà spazio pure per riprendermi l'altro spinotto. Ho raccolto pure il maledetto rullino. Da gran genio quale sono. Fa che diamine. Allora, aspettate un attimo, scusatene. Se tu te stessi zitto, ci faresti un grandissimo favore. Ok, adesso mi si dovrebbe essere... Ok, liberato lo slot dei proiettili. Userò una pianta verde, ragazzi, alla cazzo, anche perché comunque la mia salute non è che tanto messa bene. Per cui questo, finalmente, posso prenderlo. Aspettate un attimo. Fatemi organizzare meglio gli spazi, va. Wow, ma che meraviglia! Lo proviamo subito! Wow, ma è fantastico! E a che cosa funziona questo? Gas, gas. Ok, allora, qua possiamo aprire una porta, per cui in qualche modo dovremo poter recuperare l'altro spinotto. Qua serve quello del re. Aspettate. Allora, devo in qualche modo potermi ripigliarsi i due spinotti, giusto? Il punto è che a me quello del re non so se effettivamente... Sì, mi serve per aprire adesso quell'altra porta là. Allora, ragazzi, mi devo disfare di qualcosa. Purtroppo non c'ho spazio, non c'ho spazio. È che questo qua della torre mi serve, assolutamente. Niente. Devo far così, mi dispiace, ma... Cioè, come si dice? I bisogni sono troppo alti. Ok, qua posso prendere quello della regina. Perfetto. E il punto è che adesso come esco da qui? Qua mi serve quello del re. È quello della regina, cioè. Allora, ci dovrà essere un modo, ragazzi, per riprenderseli questo. Perché non credo. Allora, posso inserire questo qua, aspettate. Magari mi sto aprendo la strada per poterli recuperare tutti e due, è probabile. Infatti adesso se io vado di qua, questo della regina posso prendermelo tranquillamente, perfetto. Ok, quindi adesso io riesco di qua. E voilà, giusto? Io sono... da dove sono arrivata? Da sopra, vero? Sì, perfetto, ok. Allora mi prendo pure questo. Perché... magari è quello che mi serve, però non mi ha completato l'obiettivo, insomma. Cioè no, per cui magari non è proprio quello che mi serve. Ok. Ah, ecco invece, perfetto. Mi ha appena completato l'obiettivo. Fantastico. Ok, quello che a me adesso interessa, ragazzi, è appunto ritrovare una stanza di salvataggio. E purtroppo temo che la più vicina sia appunto quella di monitoraggio. Questo è un gran problema. È vero che mi ha appena salvato la partita anche, però non so. Ok, qua io sinceramente spero di non fare più incontri del quarto tipo, perché non ci terrei proprio. Va bene. Perfetto, allora sono riuscita di qua. Ok. E qua c'è una pianta verde. Eccolo là. Ah! Porca vacca, no, m'ha preso. Oh, merda. Muori, schifoso. Ma va a cagare, va. Cavolo. M'ha avvelenato. Mamma mia, raga. Mamma mia. Allora, devo tornare qua sopra, assolutamente. Non ce la posso fare con sti mostri. Davvero non ce la posso fare. Allora, che devo un attimo capire. Ma qua è rotta la cosa, infatti. Non posso passare di là. Qua concia tua madre! Oh! Mi ha abbastanza di tutto questo. Mi ha abbastanza. Allora. Fermi un attimo. Come? Torno di sopra. Ok, da questa scala di regola. Perfetto, allora. Qua c'è la porta. Ok. E di qua finalmente posso tornare, ragazzi, alla stanza di monitoraggio. Che cosa assolutamente meravigliosa. Oh, dai.
Meno male. Mi dispiace aver dovuto, ragazzi, scartare insomma, quegli oggetti, però che ce potevo fa'? Ok, io direi di lasciare il rullino appunto qua dentro. Sti tre pezzi mi servono, sta leva probabilmente mi servirà e la chiave pure. Ok, allora, gli spinotti bisogna inserirli qua. Rileggiamo un attimino le istruzioni. Allora, la torre e il cavallo sono sullo stesso muro e l'alfiere e la regina non sono l'uno accanto all'altro. La regina e la torre invece sono ai lati opposti, per cui se tipo allora qua c'è il cavallo, la torre è qua, la regina potrebbe essere qua, ma dice che l'alfiere e la regina non sono uno accanto all'altro. Però qua è sicuro, ragazzi, che vada il pedone. Magari qua non va l'alfiere, ma ci va il re, potrebbe essere. Per cui allora dice che la torre e il cavallo sono vicini. Sullo stesso muro, però, dice, non vicini, non per forza vicini. Però suppongo che vada per forza qua la torre, ragazzi, perché lì va il pedone, per cui non può andare qua. Ok, allora, proviamo così. Torre. Dopodiché prendiamo l'alfiere. Mettiamo la regina qua, che dovrebbe essere questa, se non sbaglio, ok. Mettiamo il re qui, ok. E mettiamo l'alfiere qua. Vediamo un po' se ci ho azzeccato. Perfetto. Ok, wow! Super! Ok, ci sono quasi, Ada. Perfetto, ragazzi, allora... Fortunatamente sono riuscita a risolvere questo grandissimo problema. Sono riuscita addirittura ad aprire la porta. Per cui ci ritroveremo poi da qui, ragazzi, la prossima volta per andare a salvare Ada e a vedere, insomma, come procede tutta questa storia. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. E un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!